Buongiorno, prendo uno spritz, due pizzette, salatini, un po' di patatine, veda lei. Mi raccomando, non sia spilorcio con i sottaceti, eh? Subitissimo! Pensavo peggio, eh? L'ultima volta mi hai portato l'acqua raggia e le puntine da disegno. Stai migliorando. Però non posso fare a meno di esprimere il mio disappunto nel constatare che un aperitivo del genere è assolutamente inaccettabile. Pertanto non mi resta altro da dirle se non... Ma va dare in tavola! Senza fretta! Mi rincresce arrecare disturbo, ma ne sono purtuttavia costretto a causa di una reiterata ed insistente segnalazione da parte di altri condomini, i quali hanno avvertito sconvenienti rumori che potrebbero essere definiti molesti provenire dal suddetto appartamento e ne chiedono l'immediata cessazione onde evitare spiacevoli conseguenze a livello socio-politico-amministrativo, come previsto dal regolamento di condominio 54-4 bis del 18 settembre del 1998 e susseguenti modifiche in materia di schiamazzi e pacifica convivenza in una struttura abitativa composta da più di 6 unità, in assenza di animali domestici e di bambini di età inferiore agli 0-6 anni, permanentemente o anche temporaneamente ospitati nella suddetta struttura urbana ad alto risparmio energetico, come riportato dall'articolo 32,4 del codice di procedura etico, sottacendo e puntualizzando le precedenti asserzioni di disturbo. Parole povere, brisa non parimerum. Oh, signor amministratore, sono davvero spiacente. Se abbiamo recato disturbo all'inquilino del piano di sopra, provvederemo in futuro a non farlo mai più. Sai, il nonno è un po' agitato ultimamente, ma sono sicura che smetterà. Subitissimo! Ah, signora Lucrezia, lei è un fiore di primavera profumato e delicato. Un'unica nota perfetta in una sinfonia stonata. E la sua gentilezza è degna di un poema epico rinascimentale. Sono certo che lei non ha qualsivoglia responsabilità nell'accaduto. Mi ha cotto il razzo, se non la smette di provarci con mia moglie, avrà la tocca snaggiatore. Subitissimo! Precisamente. Signor Budi, lei è sempre troppo gentile e la ringrazio anche per tutta la sua pazienza. Ah,
Ah, ma si figuri. Sono certo che la vedrò alla prossima riunione di condominio. Le ho riservato il posto accanto al mio. Oh, sempre gentile ed educato. Mi permetto di informarla anche che la prossima settimana ci sarà una mostra sulla scuola ferrarese del 400 con opere di Cosmettura, Francesco del Cossa, Ercole De Roberti, il Garofalo, Lorenzo Costa, con una puntatina nell'Ottocento con De Pisi, Sfregliati e Boldini. So che lei è una appassionata d'arte. Chi non lo sarebbe, vivendo in una città come Ferrara, signor Vuti. La prego, mi chiami Alessandro. Per gli amici, Alle. Allora, sat come Gena Frara, che cula le simpatico mengata tacca. E parlo dell'amministratore, non di Ganner 1, 2, 3, alle vudi, vudi, alle, parmi le cior, parmi culi, le cior, va bene? Sei di buon umore oggi? Un spettacolo, sono di buon umore. La spalla ha vinto? Che domande sono, spalla ha vinto, deve ancora giocare! Sto aspettando Al, è andato a trovare Elton Johnny, che ho se c'è pa o colero, che se c'è pa. Molto bene. Tempo a rendere la tua giornata perfetta. Cosa c'è? Sai qualcosa che io non so? Il nostro portiere probabilmente non va più a giocare nella nazionale del 21, per cui sarà disponibile. Cosa c'è? Dimmelo. Oggi viene la mamma a trovarmi. Cosa? Tua madre, ma sei pazza! Ma lo sai che mi devi usare almeno una settimana prima, perché mi devo preparare psicologicamente? Ma quando arriva? Subito! Subitissimo! No, no, dai, facci in tempo ad andare a Damar prima che arrivi. Se corri. Ok, allora, se mi cerca di dire che sono morto, ok? Ciao! No, le renderei troppo felice. Sai la delusione quando vede che non è vero? Cersei? E tu cosa aspetti? Vai con gli altri, dai! Sì, ho sempre buttato dalla finestra. Subitissimo! Allora, mi ha sorpreso. Per anni i ferraresi non sapevano neanche in che serie giocasse la SPAL. Adesso che siamo in Serie B e stiamo giocando bene, sono tutti lì che si riscoprono tifosi. Tag Brand dal Damer. Ma dai, Mar. Io alla fine poi, sì, la penso come te. Però meglio tardi che mai. Via. Uno stadio pieno comunque fa bene ai nostri ragazzi. Subitissimo! Sì, va bene, ho capito, ma è come quando ti metti un paio di pantaloni che non indossavi da tanto tempo. T'appoppi in bisacca e trovi 5 euro. Ti senti subito ricco e fortunato. Ma i soldi sono sempre stati lì. Bravo, bravo. L'altro giorno ero con degli amici più giovani che ci parlavo dei tempi quando c'era GB alla SPAL, ti ricordi GB? Beh, ma loro pensano che GB era un altro sponsor, quello che c'era prima. Il gran biscotto, ma pensa te, la SPAL è una fede, cioè io il mio cuore è metà bianco, metà azzurro, metà e metà. Ah, ce l'avevo detto anche al Trap, no. Trapattoni, quando mi aveva convocato in nazionale. Dopo non ci sono andato perché ma io non ti radico. Subitissimo! Il Trap. Che bei ricordi. A proposito, ma cosa ci fate qua? Tricio Capietto, non siete vedere la spalla a casa? A casa mia c'è Satana. Satana? No, non sono un fan, ma la sua musica non mi dispiace, sai? Ho detto Satana, no Santana, ma sgondatissa che Santana che da me mi viene a chi da te. Satana, la mamma della Lucrezia, sono moglie, insomma, che sono suocera, Satana. Subitissimo! Mi capisco, sai. Oh, le suocere sono sempre un dito al culo, eh? Sì, ma pieno di anelli spigolosi, caro. Si stava meglio quando si stava peggio, mamma mia. Una rondine non fa primavera. E i cocci sono suoi e non ci sono neanche più le mezze stagioni. Si passa dall'estate all'inverno e dall'inverno all'estate così, gnang fia. No, però che ragione, adesso, a smorzi termo, dopo la semana, ti pissi al clima. Di mamma ce n'è una sola
Sì. Ma per fortuna almeno ho una suocera sola, Subitissimo! Mar, ma che fine ha fatto quello lì che andava in giro a dire get me il franc, get me il franc? Ah, beh, da quando siamo entrati in Europa ha raddoppiato il suo valore. Si è adeguato come tutti. Adesso va in giro e dice get un euro, get un euro. Beh, l'inflazione, chiaro. Vabbè, i giovani d'oggi, tra l'altro. Ah, le tasse. Le tasse. Ascolta, che al cinema luci rosse a Frara, quello che era una chiesa, nuovi apparazzugliati. Che bei ricordi, è vero? Che momenti. E quando andare al cinema costava 1000 lire, eh? Ah, l'inflazione. I giovani d'oggi. Ah, le tasse. Le tasse. Cosa c'è? Cosa fai? Cosa vuoi? Le chiavi del bagno? Devi andare? Subiti. Senza fretta. Ho la famiglia più bella del mondo. È incredibile che sia stata concepita insieme ad Oreste. Ho sempre pensato la stessa cosa, nonna. Che buon profumo che hai. Cos'è? È citronella. Detesto le zanzare. Come ti capisco. Quelle tigre poi sono silenziose e fanno venire le irritazioni alla pelle. Tu dovresti essere mia sorella e non mio fratello. Lo sai, vero? Smettetela di battibecchiarvi davanti alla nostra adorabile nonnina. Ma cara la mia nipotina Gianna Giannina, sei un tesoro, sei una ragazzina dolce e gentile. Non lo so, tuo padre ti definisce come un flagello della famiglia. Che uomo misero. Nonna, non preoccuparti, so badare a me stessa. E tu, caro mio, ma guarda lì. La prossima volta che vai al mare, cerca di metterti una buona protezione solare. Ma guarda lì che scottatura. Non sei rosso, sei proprio bruciato. Ha ragione, signora, sa. Ancora un po' ed ero cotto puntino, eh. Credo bene. Ma dimmi, caro, da dove hai detto che vieni? Da Cocomaro. Ah, da Cocomaro. Ah sì, alla Rocca. Io andavo a ballare quando ero giovane. Ah sì, a Coda. Ora c'è una farmacia, mi pare. È colpa degli uomini come Oreste che invece di portare le mogli a ballare vanno allo stadio a vedere la SPAL, la SPAL. Ma figlia mia, dillo alla mamma, dillo alla mamma. Ma cosa ci hai trovato in quel botolo? Sì, lo so. È un po' ruvido, non è colto, non è intelligente, non è bello. Continua, continua. Non è elegante e non è alto. E poi... Non ha muscoli, non è ricco. Io credo che tu non fossi capace di intendere volere, cara mia, quando ti sei sposata. Ma dimmi, dillo alla mamma, ma un pregio ce l'ha? Beh, lui è... Sì, infatti, lui è... Esattamente! A me sta simpatico. E poi mi ha accettato subito in famiglia, anche se sono... Anche se sono di Cocomaro. Ma è tanto buono, nonna. Oh, tesoro mio, i bambini sono lo specchio della verità. Ma c'era Simone, lui sì che ti faceva una corte, Simone. Simone era omosessuale, mamma. Ma c'era Adelmo. Oddio, Adelmo andava a donnacce. E Aiace? Mamma, Aiace l'hanno rinchiuso in un istituto di igiene mentale. Io, il mio papone, non lo cambierei per niente al mondo. Certo che potrebbe fare un corso di bon ton. E a cosa gli servirebbe saper cucire, scusa? Ho detto bon ton, buone maniere.
Non bottone. Io sono bravissimo ad attaccare bottone. E sei bravissimo anche a fare l'altro. Cioè? Fa un'impepata di cozze che te la ricordi tutta la vita. Porca boia, una prelibatezza. Ah, ecco. E fa anche dimenticare le cose? Io sono un mago in cucina. Non sono mica... un cascasella. Ah, che tranquillità. Chissà cosa sta facendo Oreste. Siamo secondi in classifica! Ma insomma, l'ancora tutte le volte. Presto, qualcuno porta un bicchiere d'acqua dal subito, subitissimo. Senza fretta. Io credo che... Devo dire solo la mia? Ah, ok, perché io... Silenzio. I pantaloni che non usavi da tanto scusate, tempo. Siamo chiusi! Stop. Osserva un che fa stupido. Bellissimo! Facciamo solo un subito. La moglie di Lucrezia. Sono moglie, la mamma di Lucrezia. Ok. Perché era da... Aspetta. In seguito. E vai! Siamo secondi in classifica. Appena... Baffa andare in causa. Fretta! No, senza fretta. Subitissimo! Adesso mi viene bene, subitissimo!